Essi di sì, ogni anno 4,3 milioni di pazienti europei contraggono un'infezione ospedaliera. Mottinelli, Federfarma Brescia, la farmacia è un punto di riferimento dei cittadini. AIFA, casi di sovradosaggio da risperidone, attenzione alle indicazioni di somministrazione. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Ogni anno 4,3 milioni di pazienti ricoverati negli ospedali europei contraggono almeno un'infezione associata all'assistenza sanitaria durante la degenza. E quanto emerge dall'indagine pubblicata dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie sulla prevalenza delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e sull'uso degli antibiotici per il periodo relativo al 2022-23. Per quanto riguarda l'Italia, la stima annuale di infezioni ospedaliere è di oltre 429.000, che corrisponde all'8,2%, un dato superiore alla media europea del 6,5% e secondo solo al Portogallo con l'8,9%. La farmacia è diventata il punto di riferimento dei cittadini e un anello centrale per la salute e per il Servizio Sanitario Nazionale. È per questo che oggi la farmacia deve investire sempre più sulla professione, spostandosi dal prodotto alla persona. Con queste parole Clara Mottinelli commenta la sua rielezione e presidenza di Federpharma Brescia, un ruolo che riveste da 15 anni. La farmacia dei servizi è ormai una realtà concreta, ha detto Mottinelli, anche a Brescia, e negli ultimi mesi al centro dell'agire c'è stata la nuova remunerazione che riconosce l'atto professionale del farmacista. A seguito di segnalazioni di casi di sovradosaggio di risperidone, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha richiamato l'attenzione sull'importanza di somministrare la dose corretta dei medicinali in formulazioni orali contenenti il principio attivo. L'avviso è contenuto in una nota dell'agenzia che chiede particolare attenzione ai pazienti pediatrici e agli adolescenti. Per evitare ulteriori errori e ridurre il rischio di sovradosaggio, i medici che prescrivono il farmaco e i farmacisti che lo dispensano sono invitati a istruire attentamente i genitori, chi si prende cura dei pazienti su come misurare l'esatta dose da somministrare e di accertarsi della corretta comprensione da parte di quest'ultimo. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Buona giornata.